Davvero un bel gesto quello dell'alberghiero De Cecco di Pescara, donare i dolci fatti dai ragazzi della vostra scuola, professoressa, per Natale alla comunità di Sant'Egidio. Noi li abbiamo donati perché vogliamo vivere il Natale come un momento di autentica umanità e quindi abbiamo pensato di dare un contributo alle famiglie più indigenti della nostra città. Il contributo è stato quello di realizzare una serie di dolci e i nostri ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo. Sono loro che hanno lavorato nel nostro laboratorio di pasticceria e hanno offerto il loro tempo, hanno offerto il loro entusiasmo, hanno offerto il loro impegno e questo per noi ha un grandissimo valore educativo. Educare alla solidarietà, educare alla generosità, io credo che sia il messaggio più bello che noi possiamo lanciare in questo momento e in occasione del Natale. È un gesto molto bello, soprattutto che viene da dei ragazzi che sono stati veramente protagonisti di questa iniziativa. Cioè è bastato semplicemente proporla che loro hanno aderito sia a scuola, nelle attività curriculari, sia anche a casa. Quindi hanno, diciamo, coinvolto le loro famiglie in questa iniziativa. Pensare non solo a se stessi, a pensare ad un buon Natale per la propria famiglia, ma anche a chi ha molte più difficoltà. E poi è bello perché si inseriscono in una rete di aiuto e di solidarietà che la comunità di Sant'Egidio sta mettendo, insomma, in campo e che arriva da tante persone, cioè ognuno nella sua vita, per com'è, con l'età che ha, la sua condizione, può dare qualcosa, perché nessuno è così triste o povero o in difficoltà da non poter aiutare un'altra persona. Quindi la rete nella quale si inseriscono questi ragazzi, io un po' ci tenevo a dirlo, è grandissima, non solo nella città di Pescara, ma poi in tutto il mondo. Quindi è questo forse il senso di unità anche, no? Di comunione che il Natale ci può portare.